Buonasera, scusate se vi ho fatto attendere. Intanto vi porto i saluti del dottor Ria, che per improvvise esigenze in una struttura a Gallipoli è dovuto rientrare. E quindi vi saluto tutti e ovviamente è felicissimo di questo evento che in qualche maniera effettivamente apre una nuova stagione, sembra quasi, come dire, no? Cioè, il fatto che arriva l'estate, ma in realtà questa, come dire, questa iniziativa premia un po' tutti gli sforzi che stiamo facendo un po' tutti e che in qualche maniera sta riqualificando il territorio. Grande merito va dato alle organizzazioni e associazioni che sono occupate di questo lavoro e in qualche maniera è anche un preludio di ciò che il consorzio, in qualche maniera lo posso anche quasi renderlo definitivo, è assegnatario proprio della Torre Castelluccia. Questo è un dato ufficiale che ha dato il Demanio in gazzetta, chiaramente attraverso organi di stampa, organi di televisivi. Quindi ormai è fatta, cioè l'aggiudicazione è data al consorzio. Quindi questi argomenti saranno, ecco, resi molto più belli, molto più affascinanti quando riavremo e ripotremo appropriarci un po' della storia attraverso proprio il sito, che sarà aperto, come ha detto anche il Demanio stesso, ad un museo, sarà un'attrazione culturale e sarà nostra cura, oltre che occuparci dell'aspetto appunto culturale, anche quello turistico, quindi ben si sposa perché ci saranno, e speriamo, degli eventi. Quindi questa amalgama tra turismo e cultura o cultura e turismo sta diventando veramente molto molto interessante. Io non voglio togliere molto tempo all'iniziativa e vi dico che presto, speriamo, faremo questo evento proprio a Torre Castelluccia, dove credo sia lo scenario più interessante attualmente a cui noi aspiriamo. Sapete benissimo tutte le iniziative che stiamo portando avanti e tra le tante ci occuperemo senza dubbio di questa e affiancheremo tutte le associazioni che vorranno portare la cultura, il turismo, qualsiasi altro strumento utile a portare Pulsano ai ruoli che si merita sostanzialmente. Io questo lo auspico da tempo e sono certo che ci arriveremo. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, vi ringrazio da parte mia, da parte dell'associazione Pulsano da Mare di essere intervenuti e di aver accolto il nostro invito. Un ringraziamento particolare va al Sud Hotel che ci ha concesso questa splendida location per la proiezione appunto del video. Per chi non conoscesse l'associazione Pulsano da Mare, siamo presenti da circa 3 anni sul territorio, ci occupiamo di tutela, salvaguardia dell'ambiente e anche promozione turistica, tentiamo quantomeno, non modestamente. E che dire, noi osserviamo con occhio realistico e critico la realtà in cui operiamo, nel modesto tentativo di riuscire a colmare qualche lacuna, qualche mancanza, e proprio l'osservazione del contesto che ci circonda ci ha fornito appunto lo spunto della realizzazione di un video che parlasse un po' della nostra Pulsano, che facesse vedere le bellezze naturalistiche, i nostri monumenti, ma che parlasse proprio della storia di Pulsano. Grazie a Dio in questo percorso abbiamo incrociato delle persone splendide che hanno collaborato con noi, le persone che si accomunano a noi per l'amore che hanno per la nostra terra. C'è con noi qui il dottor Maurizio Barbato, che ha curato la parte video e la parte di montaggio, la dottoressa Gabriella Fornari, che si è occupata del racconto storico di Pulsano, e la danzatrice, che non vedo, forse eccola lì, Alessandra Ecclesia, che ha dato un tocco, diciamo, poi lo vedrete al video appunto. E che dire, questo video si svolge in 2 parti, la prima parte fa vedere un po' le bellezze naturalistiche e monumentali nel nostro territorio, la seconda parte, la parte storica, raccontata appunto da Gabriella. Noi ci abbiamo messo tutto l'amore possibile, certo non siamo dei professionisti, ma miglioreremo sicuramente.
Passo un attimo la parola al sindaco se vuole dire qualcosa e nel frattempo vi auguro una buona visione. Bene, buonasera a tutti. Siamo, credo, di fronte ad un'occasione preziosa. Il video non l'abbiamo ancora visto perché è inedito, quindi lo vedrò insieme a tutti voi. Naturalmente l'iniziativa non può che essere encomiabile, non solo perché sarà un prodotto artistico il video in sé, ma credo di dover sottolineare perché è il frutto di una sensibilità che avete come associazione, voi di Pulsano da Mare, mostrato in questi 3 anni di sodalizio e di attività. Un'attività che abbiamo apprezzato tante volte, che abbiamo veramente sentito il dovere anche di supportare, di sostenere in qualunque modo, e che è un'attività, devo dire, svolta con una partecipazione attiva fatta in prima persona. E quindi quell'atteggiamento critico di cui parlavi tu, Massimo, è stato innanzitutto accompagnato, se non anticipato, da un comportamento fattivo, da un coinvolgimento personale da parte di tutti i volontari, di tutti gli aderenti, di tutti gli associati vostri, che in prima persona hanno dato il loro contributo operando sul territorio in iniziative di qualunque genere, fino all'ultima di cui sono stato spettatore la scorsa domenica, che è appunto quella della pulizia delle spiagge. E questo naturalmente ci offre lo spunto per tante riflessioni estremamente importanti. Ne facciamo soltanto qualcuna per non tediare naturalmente chi è venuto qui per vedere e ascoltare cose più intelligenti e migliori rispetto a quelle che dice il sindaco, però vale la pena di sottolineare che un territorio cresce attraverso la sensibilità, attraverso la nuova cultura, attraverso una visione ampia, moderna, no? Da parte di chi si sa dare orizzonti evidentemente più vasti, e cresce attraverso l'impegno personale, quindi con una partecipazione attiva fatta di senso civico, di sensibilità, di cultura, di voglia di mettersi in discussione. I tanti, ahimè tanti sono, che invece no, si limitano ad un atteggiamento un po' più teorico, che in un certo senso non accompagnano il senso critico o la critica sterile ad una proposta, ad un'alternativa, comunque ad un esempio concreto dato in prima persona, è chiaro, ahimè hanno il loro ruolo, ma è bene che vengano in un certo senso smentiti da un atteggiamento diverso. Per cui non posso che davvero esprimere gratitudine, applauso per quello che fate e per lo spirito con cui appunto lo fate. Sono tempi in cui davvero il senso civico deve muovere ogni cosa, il senso di responsabilità, è una cultura fatta di partecipazione, di salvaguardia naturalmente di ciò che è bello, prezioso, che abbiamo sul territorio, ecco, ci deve muovere, sono cose che ci devono spingere, ognuno a seconda delle proprie competenze e responsabilità, ecco, ad operare per il bene del nostro territorio. Grazie. Buonasera.